ed è arrivato anche il momento della puntata numero 580. Questa volta partiamo dal lungomare pescarese, precisamente dallo stabilimento balneare Maya, che apre a tutti quanti per intrattenimento notturno, per arrivare su una delle navi della flotta SNAV a visionare il viaggio che parte da Pescara per arrivare a Kvar, all'isola di Spalato, per poi nuovamente tornare in quello che è il Tabacchi Jazz presso il traghetto sulla riviera pescarese per vedere la serata di apertura e tornare nuovamente in quel latinoamericano che tanto ci affascina, questa volta nella zona di Sulmona, all'hotel Santa Croce, dove la scuola Villanucci fa da padrone, e chiudere con il sesto compleanno del Grand Canyon che ci saluta e ci rimanda alla prossima stagione invernale. Il Canyon in Torre. La popolazione Maya è antica e della tradizione vuol parlare, lo stabilimento Maya invece dell'intrattenimento notturno puoi andare a visionare perché è nuovo e non puoi mancare. Alessandra, questa è proprio un'estate caldissima, soprattutto per la riviera pescarese. E siamo soltanto a giugno e siamo qui allo stabilimento Maya a Pescara, ricordiamolo, vicino Piazza Duca, sulla riviera. E stiamo facendo cosa, Silvia? Stiamo facendo conoscere quali sono le serate di questo stabilimento gestito da Ruggero e Fabrizio, che cominciano questa nuova stagione 2007 all'insegna della musica live, dell'intrattenimento notturno, dell'aperitivo e di tutto ciò che concerne il divertimento. È l'estate 2007, questa è la riviera pescarese e questo è uno stabilimento storico, come storico il nome Maya che lo ricorda, e questa è la nuova situazione che Ruggero e Fabrizio, e io qui Fabrizio, vanno a presentare per questa estate. Ma questo giovedì e questo venerdì in apertura oggi, come saranno, come ti presentano e come ti prevede soprattutto questa situazione? Beh, allora questo qui è il primo giovedì di tanti altri, speriamo che siano così, con tanti amici. Perché l'idea comunque sia era stata quella di creare comunque una situazione che potesse accogliere i nostri amici, le persone che ci hanno accompagnato anche in questa avventura. Il giovedì sarà con la musica con due DJ a rotazione, ora non sappiamo bene il programma, però invece il venerdì ci sarà musica live e poi a seguire un DJ, lo stile sarà uno stile brasiliano, un po' lounge, una cosa un po' più rilassata, qua in riva alla spiaggia. Cerchiamo di far star bene la gente semplicemente stando qui con noi. Invitiamo tutti e vi aspettiamo. Ci aspettiamo la calda estate. Ci aspettiamo la calda estate. Ci aspettiamo la calda estate. Into their eyes, and say we love our children. Qui presso la Maya Ruggero e Fabrizio ci hanno aperto che cosa? Ci hanno aperto varie possibilità di scelta, come ad esempio questa sera che c'è aperitivo e musica diciamo di vari DJ come Alessandro Di Carlo ed altri, e poi ci saranno dei venerdì con musica brasiliana, intrattenimento, aperitivi, insomma chi più ne ha più ne metta. E cosa dire di più? State soltanto a guardare le immagini che vi abbiamo dato e venite a trovare la Maya presso la riviera di Pescara e nient'altro di più che guardare le canne d'intorno. Viaggio speciale, solo noi di Weekend agli intorni ve l'abbiamo fatto vedere, è una nave e soltanto la SNAV vi ci può portare a Kvar, l'isola dove potete sognare. Finalmente Silvia, facciamo una vacanza insieme, vogliamo salutare Pescara insieme che si allontana? Beh, Pescara si allontana, ma non si allontana soltanto Pescara, si allontana anche tutta l'Italia, perché ci stiamo dirigendo in Croazia, precisamente a Kvar e a Spalato, e questo tutto grazie alla SNAV che da Pescara consente la possibilità di effettuare questo splendido viaggio e di vedere questo splendido mare che noi con questo servizio vi faremo visionare. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Benvenuti a Pescara. Dobar dan svima, želim vam dobrodošlicu na Pescara. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on.
Benvenuti a bordo con Weekend dintorni della Snav, il Pescara Jet, che ci condurrà fino in Croazia, fino all'isola di Kvar e Spalato, via mare, andata e ritorno. Questa è solo una delle rotte che la Snav offre nel Mar Mediterraneo. Con Weekend dintorni siamo venuti da clienti a confermare come la Snav riesca a soddisfare ogni esigenza nel rispetto della tradizione marinara. Efficienza e qualità saranno gli obiettivi da noi ricercati e che ci condurranno ad affermare il successo della Snav, perché un viaggio non è soltanto un momento di attesa, ma grazie alla Snav soprattutto un piacevole antipasto della spensieratezza e del relax che tutti troveranno appena giunti a destinazione. Questa è una vera e propria attraversata televisiva e il Pescara Jet ci ha ospitati. Questo catamarano offre un comodo posto a ben 500 passeggeri e a 100 mezzi tra auto, moto e barche su carrello. Mare, 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 ma che voglia di arrivare l'estate da te. Snav, noi siamo molto affezionati come pescaresi perché sono stati i primi a scommettere sul Pescara. Sono loro che ci hanno riportato un traghetto, che ci hanno riportato in Croazia. Sono loro che ci hanno consentito di fare 60.000 passeggeri. E all'interno di questo splendido catamarano abbiamo potuto usufruire di numerosi servizi. Abbiamo sorseggiato un ottimo cocktail del servizio bar, abbiamo degustato prelibatezze dello chef accuratamente selezionate, facente parte del servizio ristorativo. Abbiamo potuto acquistare tutto ciò che avevamo dimenticato o di cui avevamo bisogno lasciando la terraferma nell'area shopping. In più abbiamo trascorso anche parte del nostro tempo dilettandoci nella visione degli ultimi film proiettati nelle sale cinematografiche. Il tutto sarà reso più gustoso dalla squisita pizza cucinata a bordo e dalle deliziose pietanze dello chef di bordo. Sicuramente questo è un collegamento che ha dato a Pescara una possibilità in più di apertura, facendo arrivare l'anno scorso circa 50.000 passeggeri che hanno poi dato sicuramente un impulso anche alle presenze della nostra città. Con questa nave neanche il mare si sente. Che bello viaggiare con Snav! Il valore aggiunto è dato dal fatto che la società è una società con sede in Italia, utilizza personale italiano e questo è uno dei sintomi di attenzione nei confronti dei propri utenti, del proprio pubblico. È una società che dà grande attenzione alla sicurezza a bordo delle proprie navi e al servizio, come potrete apprezzare durante questo viaggio. Ma durante il nostro tragitto abbiamo potuto constatare che viaggiare è anche sicurezza. La sicurezza che il comandante e gli ufficiali ci hanno regalato. Il vero valore aggiunto della Snav è il personale, attento, qualificato e sempre pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. Grazie a loro, infatti, il viaggio trascorrerà serenamente e in breve tempo si raggiungerà la destinazione. Questa è proprio una traversata dalle mille meraviglie. E ora siamo giunti a Kvar, una splendida isola nel porto di Starigrad, dove tante vele si vedono già da lontano e allettano tutti i turisti che vogliono visitare un posto davvero unico
e inesplorato, un'isola splendida. E se stiamo attenti nello scegliere il nostro viaggio, potremmo anche essere premiati. Sì, perché Snav premia chi prenota prima, grazie agli Happy Price, prezzi felici che premiano le famiglie, i giovani e tutti quelli che hanno voglia di viaggiare con Snav. E giuro che per noi non finirà. Happy Price ti propone la tariffa più conveniente al momento della prenotazione e verrà calcolata automaticamente dai sistemi Snap. Cos'altro desiderare da un viaggio? Andata e ritorno, che favola! Mare, profumo di mare. Se non avete mai provato a viaggiare con Snap, queste immagini vi avranno fatto capire la bellezza di viaggiare per un percorso marittimo con un'azienda leader. Questo sole che cosa può fare? Cos'altro dire? È arrivato proprio il momento di provare Snap. Per tutti è vietato fumare, per noi di Weekend e dintorni il Tabacchi Jazz è soltanto un posto dove non puoi mancare. See you.
Consultare le migliori proposte del mese, visitate il sito www.antonioautomobili.it. Per consultare le migliori proposte del mese, visitate il sito www.antonioautomobili.it. Saluto a tutti gli amici di Play TV Italia. Ragazzi, un saluto a tutti quanti, mi vedrete in Europa, io giro sempre come un pazzo, se mi beccate, non so, in Germania, in Francia, dite che mi avete visto su Play TV e ci facciamo una serata assieme. A tutti quanti voi, un saluto grandissimo. Un abbraccione enorme dalla vostra Marcella. Ciao Play TV Italia, un bacio grosso da Clio. Ciao Play TV, vi voglio bene, ciao. Grazie. Un bacio da Gigi D'Alessio. Saluto un assoluto. Tango, salsa o baciata? Non puoi sbagliare, è la scuola Villanucci e ti saprà sicuramente guidare. Silvia, ma cosa stai facendo? Sto interrogando la zucca su come poter imparare a ballare un po' di latinoamericano, Alessandra. Ma non c'è bisogno, guarda che questa sera siamo qui all'Hotel Santa Croce e vedrai che in pochissimi istanti imparerai tutto quello che devi sapere. Guardiamo? Allora ti dico, io salto via la zucca e penso che sia il caso di andare a vedere qualcuno che forse un po' di latinoamericano sa veramente ballare. Perché andiamo intorno. Olè. Gabriele. Mara. Cosa significa per te ballare? È
ballare ormai è un modo di vivere, cioè è uno stile, è tutto. Quando te va, dile venite mi corazon, io me la tengo che traga con el fuego. Cosa significa ballare? È una cosa importantissima per noi ballare, abbiamo dedicato tanti anni a questa disciplina, a questa cosa, e continueremo sicuramente a farlo, anche se non siamo più ragazzini come loro, ma sicuramente amiamo tantissimo il ballo, quindi continueremo. Una vez más, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, mi amor, por favor. Chi è più bravo, tu o lei? Non lo so. Una vez más, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Questa sera penso che tantissime persone avrebbero veramente voglia e si innamorerebbero di danzare, venendo a ballare te, Luca e Michela in questa sala gremita di gente con un applauso comune. Siete veramente bravissimi e avete un amore per la danza che trasmette quale tipo di messaggio? Diciamolo a tutti quanti. Ma energia dava al nostro gruppo qualcosa di più. Enrico. Simpatia. Che suona. Sua moglie. Amore. Oro. Giovanni come sempre. Ma soprattutto carica. Carica, carica, carica. Nato come. Canzoni d'amore. Noi quest'anno volevamo presentare un pezzo di flamenco, un paso doble, e penso che ci siamo riusciti. Ma quante persone ti hanno invitato a ballare oltre a Luca, che è il tuo compagno penso da sempre? Tante. E purtroppo non puoi mai dire di no. E prima di tutto vi invito a scuola di ballo. Noi riapriamo il 10 settembre, sia a Sulmona che a Piscina, abbiamo varie sedi e potete contattarci tranquillamente. E poi sì, abbiamo tante manifestazioni, quindi seguiteci e venite a grande. Che sembrava un drago. Poi la sera in treno abbiamo cantato piano quel pezzo americano. Silvia, ma dimmi la verità, hai imparato a ballare? Guarda, io ho dovuto scegliere quale sia la danza che mi sia piaciuta di più, però sicuramente con la scuola Villanucci ho avuto voglia di imparare anche il latinoamericano, perché non c'è solo l'house, non c'è soltanto la musica commerciale, ma c'è anche la musica latinoamericana, ci sono i balli di gruppo e tanta altra roba. E venite a vedere questi appuntamenti che Luca Villanucci vi offre insieme a Michela e potrete capire come anche voi possa venire voglia di danzare. Per l'ultima sera il Grand Canyon ci ha voluto ospitare per il sesto compleanno che insieme a voi ha voluto festeggiare. Il 7 giugno 2007 siamo qui al Grand Canyon per passare insieme agli amici una bellissima serata insieme alle telecamere di Weekend e dintorni. Entriamo dentro. Che buona sta la madre del mio amico José. La miro e mi ricorda quel momento che sé che ella abre la puerta e io pregunto por él. Me dice che se ha ido, che non va a volver. Vuela mi fantasia, vuela alto e la ves. Siamo in compagnia della signora Giuseppina che sta cuocendo questi ottimi arrosticini. Allora signora, diciamola tutta, quanto mangiano questi ragazzi? Tanto. Ma da quant'è che sta qui? Da quant'è? 5 anni. 5 anni che sta cuocendo gli arrosticini? Sì. Ma almeno se li mangia qualcuno? Provino. Chissà quanto se ne mangiano. Che culpa tengo io se questa porta non l'hai aperto? Siamo in compagnia di Peppe, il titolare, uno dei titolari del Grand Canyon, e siamo sempre qui al sesto compleanno e quindi al sesto anno di attività. Ma diciamo un pochino come si svolgerà la serata. Ma la serata è all'insegna della festa. Adesso tra non molto si ballerà e poi stapperemo lo spumante per brindare tutti insieme. Non mi ha tumbato in questa cama mio amico José. In un portarretratto stai mirandomi, passo lo che passo e ora non vuoi. Clementina, diciamo, invitiamo gli amici a venire anche per il prossimo anno qui al Grand Canyon. Questo è d'obbligo, anche perché ci si diverte tantissimo, poi ci siamo noi, trattiamo bene tutti, facciamo divertire facendo bere rum e pera. Qui è splendido, il Grand Canyon ci accoglie sempre benissimo, ci fa lavorare, ci fa divertire, è stata bene tutti quanti. Senti, ma quante persone bevono rum e pera? Tantissime, ormai non c'è bisogno neanche più di incitare a bere, perché vogliono bere indipendentemente da ciò. Grazie lo su madre che quería que entra dentro.
buonasera. Ciao a tutti. Lui sta facendo intento nel lavoro perché questa sera veramente siamo pieni, ma ha avuto la brutta notizia che andrete in vacanza. Beh, dipende da che lato si guarda, per la brutta notizia. È una bella notizia per noi perché ci riposiamo e poi ripartiamo a settembre con maggior impegno e quindi... E poi l'estate è giusto che la gente va al mare perché qui è un locale chiuso, comincia a fare molto caldo. Io penso che il merito di tutto, come ho spesso detto in varie trasmissioni, sia dovuto tutta la ristorazione, quindi il mix giusto di musica, cucina e animazione che va veramente alla grande. De Malè, auguri, oggi è il tuo 32esimo compleanno. Sono invecchiato un po', 32 anni, però dicono che me li porto bene, vero? Li porti bene. Chi ti vado a incontrare? Francesco Messina, Evani, Brandolino, buonasera. Buonasera a tutti i weekend dintorni. Io personalmente sono ormai alla fine del terzo anno qui al Grand Canyon, con i Malè da 2 anni, e come potete vedere è un locale bellissimo, per carità, bella gente, ci si diverte, si sta bene in compagnia. L'appuntamento per l'anno prossimo, a seguirci a tutti i ragazzi che guardano Weekend dintorni e che vengono qui al Grand Canyon. Senz'altro, io li aspetto perché a settembre poi riapriamo con lo stesso entusiasmo degli altri anni. Vi ricordiamo che adesso noi andiamo in vacanza, andateci pure voi, ci rivediamo a settembre e chiudiamo a fine mese. Qua si lavora sempre, come si fa? Appunto, abbiamo bisogno di riposo. Accidenti, è finita anche la puntata numero 580. E tutto quello che possiamo dire è: se il caldo non ti fa niente sopportare e non sai davvero cosa fare, fai un click, cerca Weekend dintorni e sicuramente ti saprai rinfrescare.